Ebbene sì, Hassio ha messo a pagamento il suo cloud. Ora per usare Google Assistant, per interfacciare la nostra casa domotica con Hassio con i comandi vocali di Google Assistant, bisogna pagare 5 euro al mese, che sono troppi, a noi non ci va bene e soprattutto perché possiamo farlo gratis. Serve un giro un po' più lungo, quello lì ovviamente era fatto per semplificare la vita, altrimenti non lo proporrebbero come alternativa a pagamento, però fortunatamente ci hanno lasciato anche il modo per farcelo da noi gratuitamente. Per riuscire a configurarlo però ci serve che la nostra domotica sia accessibile dall'esterno, cosa che abbiamo già visto nell'episodio 3 di questa serie, però in maniera sicura, con SSL, quindi con una connessione HTTPS, altrimenti Google si rifiuta di funzionare, altrimenti proprio non va. E quindi in questo episodio vedremo come configurare una connessione SSL sicura, il certificato e tutte cose dall'esterno, e poi nel prossimo episodio di domotica, che dovrebbe già uscire mercoledì prossimo, quindi prendo in prestito lo spazio del mercoledì dai video i mercoledì di Overvolt e lo useremo invece per domotica, perché è abbastanza urgente questa cosa. Nel prossimo video che uscirà a breve, appunto, vedremo come configurare Google Assistant con i suoi comandi vocali e tutte cose. Però in questo video ci concentriamo sul HTTPS e direi che ci spostiamo subitissimo al computer per cominciare. Ci serve installare Let's Encrypt, perché ci serve un certificato SSL, ci serve una connessione HTTPS, quindi sicura, al nostro server Home Assistant, perché se no non possiamo usare Google Assistant. Ovviamente adesso vi mostro come avere la connessione sicura col certificato SSL, ma questo presuppone che voi abbiate accesso dall'esterno al vostro server Home Assistant. Quindi se ancora non lo avete, andate a guardarvi l'episodio 3 di questa serie e appunto configuratelo con il vostro dominio DNS. Ok, che cosa fa Let's Encrypt? Let's Encrypt ci fornisce un certificato HTTPS, come vi ho detto. È veramente semplice da usare. Tra l'altro il certificato che ci crea scade dopo 3-4 mesi, mi sembra, ma vedremo anche come rinnovarlo automaticamente quando è vicino alla scadenza, così non dovremo mai più pensarci. Ok, molto semplice da configurare, ci chiede un'email e il dominio sul quale lo useremo. E lui poi andrà a creare questi due file che tra un attimo vedremo come usare. Tra l'altro non serve nemmeno andare a fare l'account sul sito di Let's Encrypt. Basta semplicemente che qua mettiamo un'email, ad esempio la mia. Questa mail non la censuro neanche perché è in descrizione a tutti i video, però non scrivetemi perché non rispondo. E i domini per i quali vogliamo sia registrato il certificato HTTPS. Inoltre dovremo recarci sul router prima di avviare il plugin, perché al primo avvio lui va a creare un certificato HTTPS, però lui vuole connettersi sulla porta 80. Non so se si possa cambiare da qui, meglio non rischiare, meglio andare a inoltrare la porta 80 esterna della nostra rete domestica al Raspberry proprio per i prossimi 2 minuti, dopo la chiudiamo. Quindi questo qua è il pannello del mio router, vado su port mapping, poi ogni router è diverso, quindi qua non ve lo mostrerò nel dettaglio. Comunque io ho il mio domotica che attualmente mi inoltra solo la 8123 sulla stessa porta. Vado ad aggiungere la porta 80. Il dispositivo è sempre Hassio, quindi sempre il punto 15, e va bene, applica. Una volta applicato torniamo qua nel config, devo dargli il dominio ovviamente, che sia il DAC DNS o il dominio .it.com, .qualcosa che voi possedete. Il DAC DNS, lo ricordo, è gratis, ma abbiamo visto tutto nell'episodio 3 di questa serie. Quindi su domains sempre tra virgolette mettiamo il dominio, che io adesso vi censurerò. Non va messo HTTP o HTTPS, però va messo il ovviamente .dhdns.com o .it o qualsiasi roba sia. In teoria dovrebbe bastare così. Vado a premere salva, avvia all'avvio di Home Assistant, ovviamente mantieniti aggiornato e via! Il pallino è diventato verde, il plugin sta funzionando e ci siamo. Vediamo se c'è qualche log. Eccolo qua, a forza di refreshare il log è comparso. Ci ha messo qualche secondo, ma ha ottenuto un nuovo certificato, ha controllato queste challenge, semplicemente che va a visitare il sito che gli abbiamo messo qui, il dominio, sulla porta 80, è per quello che l'abbiamo aperta dal router, e aspetta lui, server, il Raspberry, di ricevere risposta da se stesso che ha provato a connettersi dall'esterno.
E con questo Cleaning Up Challenges dovrebbe aver finito, dovrebbe aver fatto tutto. Congratulations, hai il certificato, perfetto. Il mio certificato scade il 17 gennaio, quindi 3 mesi, sì. Però adesso abbiamo solo un file che si chiama fullchain.pem con il mio certificato, ma Home Assistant non lo sta ancora usando. Quindi quello che devo andare a fare sarà passare sul mio configurator che si trova sulla 3218. Eccolo qua, yes. Nel nostro configuration.yaml devo trovare il blocco HTTP, eccolo qua. Io attualmente ho API password e base URL. L'API password la lascio perdere, in teoria è la vecchia password, adesso con il nuovo Home Assistant non serve più, però boh, io per sicurezza ce la lascio. Base URL è l'URL a cui mi devo connettere ovviamente per la domotica. Di porta posso lasciare anche la 8123, in realtà mi va anche bene. Se volete usare la 443 dell'HTTPS, semplicemente cambiatela. Però attualmente lui vedremo che fa connessione SSL sicura su questa porta. Vanno aggiunte due righe invece, vanno aggiunte SSL Certificate 2. Qualcosa che è SSL fullchain.pem, 2. Il percorso alla chiave. In teoria vado a salvare adesso e vado a riavviare il mio Home Assistant. E adesso in teoria vedete non mi sta più funzionando con HTTP, anche in rete locale dovremmo usare HTTPS. La connessione non è privata perché il certificato non è valido, ovviamente perché l'URL non corrisponde, adesso ovviamente sto accedendo da un IP interno, ma se io gli dico di procedere, eccolo qua, ci siamo. Quindi adesso si può accedere solo con HTTPS. Se vado sul mio magico dominio che censurerò per sempre, anche qua mi dà empty response. Non rompere le balle perché non ti parlo, proprio mi dà risposta vuota, non vuole parlare con me. Ma se mettessi qua all'inizio HTTPS 2. Cosa succede? Succede che bam, funziona e qua non mi dà neanche errore Chrome, ovviamente perché l'URL è quello giusto per cui abbiamo creato il certificato. E abbiamo accesso dall'esterno in maniera sicura, adesso con l'HTTPS, vedete che bel lucchetto che c'è qua su Chrome, bel lucchetto chiuso, la connessione è protetta, scritto in verde, fantastico, certificato valido e ci siamo. In conclusione torno dal pannello di controllo del mio router e vado a chiudere la porta 80 che non ci serve più, lascio aperta la 8123 perché è quella su cui adesso stiamo usando HTTPS. Se vogliamo usare la 443 invece della 8123, e adesso vi spiego anche quali vantaggi ha, semplicemente dovrò mappare la 443, solo questa però. Sempre sulla stessa porta, cioè sulla 443 interna. Qual è il vantaggio di usare la porta 443? Semplicemente è la predefinita per il protocollo HTTPS, quindi semplicemente vi risparmia di scrivere 5 caratteri. Cioè io adesso sto ancora scrivendo qua nell'URL HTTPS, ok, miodominio.it 2.8123, quindi devo andare a specificare la porta, perché se non la specifico mi dà connessione rifiutata. Se invece usassi Home Assistant sulla 443, non servirebbe specificare la porta perché nel momento in cui scriviamo HTTPS e non specifichiamo una porta, quindi qua è come se non ci fosse nulla in questa maniera, siamo automaticamente mandati sulla 443. Quindi semplicemente si usa quella porta per non dover specificare 2.8123, per non dovergli specificare a mano a quale porta connettersi. Tutto qua. Ok, in tutto questo però ci manca ancora una cosa, cioè rinnovare automaticamente il certificato quando sta per scadere, perché così non abbiamo la rottura di balle di doverci pensare ogni 2 mesi e mezzo a andare a rinnovarlo a mano. Il certificato si può rinnovare quando mancano 30 giorni o meno dalla sua scadenza. Quindi noi quello che faremo sarà andare sul nostro configurator. Prendere il file automations.yaml, che attualmente è ancora vuoto perché devo ancora farvi il video sulle automazioni, ma oggi vedremo un breve accenno di automazione, una piccola automazione che ogni notte a mezzanotte controlla se mancano almeno 30 giorni alla scadenza del certificato e se mancano 30 giorni o meno lo rinnova. Semplicemente questo. E per farlo quindi vado a inserire qua all'interno del mio file, vediamo in questa maniera, vado a scriverci, eccolo qua, questo pezzettino che vi lascio da fare il copia e incolla anche a voi, trovate in descrizione, ID è Let's Encrypt Renewal, cioè
rinnova il certificato di Let's Encrypt, c'è anche il suo nome bello organizzato con la sintassi giusta. Trigger per l'azione. Non vi sto a spiegare nello specifico come funziona sta roba comunque, perché dopo farò il video dedicato alle automazioni e vedremo che figata si può fare. Trigger per l'azione, c'è quello che scatena l'azione, piattaforma time, orario, e in particolare deve essere triggerato dall'orario 00:00, mezzanotte, insomma. Action, l'azione da compiere per questa automazione. Il servizio è restart, cioè riavvia. Cosa dobbiamo riavviare? I dati per quel servizio, cioè che cosa dobbiamo passargli come argomento, che cos'è che bisogna riavviare? Bisogna riavviare un add-on, un plugin, e quale? Il plugin Let's Encrypt, perché effettivamente Let's Encrypt, cioè questo plugin, quando viene riavviato, lui controlla già da solo se c'è il certificato da rinnovare, però lo fa solo quando viene riavviato, quindi noi lo riavviamo ogni notte a mezzanotte, così siamo sicuri, a posto, tutto funziona e siamo a posto con la coscienza, non dovremo mai più rinnovare il certificato HTTPS perché lui ogni giorno controlla e eventualmente lo rinnova. Scusate, avevo lasciato le quadre in cima e in fondo a questo file, ma non ci andavano. Si inizia direttamente col trattino di nuova automazione e si finisce con nulla, cioè dopo Let's Encrypt non c'è più nulla qua. Vado a risalvare il mio file, quindi posso andare a controllare sul server qua, come mi dice configurazione valida, quindi riavvia e vediamo che funzioni. Cioè, in realtà non possiamo sapere se funziona. Il mio certificato scade il 13 gennaio, mi sembra. Vuol dire che solo il 13 dicembre potrò sapere se funziona. Perché se il 13 dicembre viene rinnovato il certificato, vuol dire che questa automazione funziona. Comunque, a parte che è comparsa l'automazione qua, è carino, possiamo accenderla e spegnerla. C'è la card qui, che volendo si può nascondere, come abbiamo già visto in passato. Ma piccolo trick in chiusura del video, se andiamo su impostazioni, automazione, c'è questo editor di automazioni che è specifico di Hassio. Hassio, sapete, è la versione più grafica di Home Assistant, cioè la versione che ci fa gestire le robe da interfaccia grafica. E quindi in realtà avremmo potuto farlo invece di andare a scrivere nel file automations.yaml, avremmo potuto farlo da qui. Vedete, c'è il più per aggiungere una nuova automazione e avremmo potuto farlo, però in questo caso era più scomodo perché nel file abbiamo potuto fare un copia e incolla diretto fregandocene di tutto. Però da qua posso anche modificarla, quindi vi mostro un po' come funziona questa interfaccia. Vedete, c'è il nome scritto qui, è tutto organizzato meglio, è spiegato bene, proprio interfaccia grafica. C'è il nome scritto qui, c'è il tipo di trigger scritto in linguaggio umanamente comprensibile, ci possono essere anche più trigger, condizioni non ci interessano e l'azione invece è quella che abbiamo messo, cioè di restartare il plugin Let's Encrypt. Quindi qui si può gestire l'interfaccia grafica, è un po' più carino, però in questo caso che l'automazione era proprio basilare, non c'era niente da modificare, ci risultava più comodo il copia e incolla, diciamo. E con questo abbiamo concluso. La nostra domotica è accessibile dall'esterno, abbiamo l'HTTPS, abbiamo tutte cose. Nel prossimo episodio, che uscirà, come vi ho detto, possibilmente già mercoledì prossimo, mercoledì questo che viene, vedremo come configurare Google Assistant per la versione di Hassio 0.8 e superiori, perché hanno cambiato le meccaniche adesso e quindi dalla versione 0.8 sono cambiate le cose, vedremo questo nuovo metodo. E niente, per questo video è tutto. Pollicione in su se il video vi è piaciuto, vi è stato utile. E cose varie. Noi ci vediamo lunedì con il vlog della settimana, mercoledì con auspicabilmente Hassio e Google Assistant, e sabato con la nuova serie di come costruire un drone. Ma questo qua è un po' uno spoiler. Per questo sabato è tutto, ciao a tutti!